Vedi, siccome oggi si sta discutendo della riforma del titolo quinto, è questa la materia. Non ridai credibilità alla gestione della regione. Sto facendo una notazione storica. Il titolo quinto è stato riformato dal centro-sinistra. Ti pregherei di non interrompere, perché ne so in materia, non dico più di te, ma quanto te, informati sulle date. Adesso lo vediamo, Gianfranco. Allora, io non mi preoccuperei tanto di quale articolo. Io capisco che tu sia nervoso. Ma no, ti ho corretto perché il titolo quinto l'ha cambiato la sinistra, allora, basta, adesso. Ma io non sto parlando del titolo quinto, io credo di avere... Potrei polemizzare facilmente con l'onorevole Fini, ricordandogli, Gianfranco, arrivo anche a questo. Renzo Bossi, lasciamo stare, è un'altra cosa, voglio dire... ho capito, signori, aveva usato semmai, se il giudice lo dimostrerà, soldi della Lega. Non puoi difendere le responsabilità sono personali. Hai appena finito di dire che sei calmo. Sono calmo, ma se tu continui a gettare sassi, ti rispondo. Loris ha fatto a te una domanda tendenziosa, perché ha parlato delle dimissioni della Polverini e di quelle eventuali di Formigoni. Loris lo sa, ma non è quello. Fini, adesso sto parlando io, mi stai interrompendo tu. Stai calmo, mi sembri un po' nervoso. Mi sembri eccessivamente nervoso. Stai calmo. No, sta diventando un problema di coppia. Ora cerchiamo di... Io con Fini non ho problemi, perché non sono mai stato in Parlamento con lui. Forse nella primissima legislatura nell'87. Formigoni. Ma quando? Tu pensi che, anche le cose. Ma tu pensi che i telespettatori siano ingenui o siano stupidi? Hai appena finito di dire che rubano solo da una parte. Ma neanche per idea, ma questo lo dici tu che hai bisogno di ricrearti una verginità politica. Auguri, buon lavoro, prosegui, ti ascoltiamo. Certo che come faccia tosta siamo altro che le domande di Repubblica. Bravo. Allora, andiamo. Stai tranquillo che dopo ti chiama Berlusconi e dice come sei stato bravo, hai dato la colpa ai comunisti. Forse questo lo faceva con adesso te. Adesso voglio tornare. Forse questo lo faceva con te, quando poi non l'ha fatto più ti sei innervosito e figurati. Te ne sei andato per essere più libero. Allora, io posso testimoniare che lo faceva con molti, perché prendevano la telefonata.